Per la prima volta a Border Knights, Riccardo Tristano Tuis, benvenuto. Grazie Fabio, grazie. Grazie a te di essere qua con noi. Allora, lo conoscete tutti, insomma, ricercatore poliedrico, magari parleremo anche un po' di musica se lo vorrai poi dopo. Certo. Ma reduce soprattutto da questo volume che è uscito per Uno, L'aristocrazia nera, la storia occulta dell'elite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l'economia. E tra l'altro in questi giorni, credo proprio in questi, almeno io l'ho letto in questi giorni, effettivamente un articolo di qualche giorno fa, è uscito questa cosa che ad esempio a Firenze la ricchezza in mano alle stesse famiglie addirittura dal 1427, è stata pubblicata anche nel Sole 24 Ore questa notizia, quindi qui si parla ovviamente solo della parte diciamo economica, però non è una visione quindi solo dei complottisti, no? Che alcune famiglie hanno in mano i soldi e quindi hanno in mano il potere. Sì, assolutamente sì, ne tratto nel mio libro L'aristocrazia nera, proprio anche di queste famiglie fiorentine, famiglie veneziane che si sono un po' spostate nel corso dei secoli, hanno preso un po' in mano l'Europa e poi il Nord America, e anche se ai giorni nostri molte di queste famiglie hanno nomi tedeschi o inglesi barra americani, in realtà trattasi di famiglie che inizialmente la loro fortuna ha avuto origine proprio qui nella penisola italica. Sì, dimmi. Sì, sono famiglie spesso sconosciute, nomi che non dicono nulla alla maggior parte delle persone, ma in realtà sono, come dire, I grandi burattinai dell'economia dei giorni nostri. Poi magari dopo approfondiremo meglio l'argomento. Ecco, quindi diciamo che il potere anche in tempi moderni si è tramandato di famiglia in famiglia, sì. No? Come accadeva una volta, solo che nessuno ci fa sì. Più caso. Sì, si è tramandato e più che altro si sono fusi diversi poteri, diversi clan, diverse tribù si sono fuse, ci sono gli aristocratici di un tempo, non ci sono più, si sono in qualche modo fusi con un altro gruppo, tra virgolette, di aristocratici. Non ci sono più dei ceppi completamente originali. Faccio un esempio: adesso, in tempi recenti, un po' la maggior parte degli scrittori, dei ricercatori tendono a puntare il dito sulla famiglia Rothschild, che è una famiglia molto potente di banchieri, ma che diciamo non è il vertice di questa catena piramidale, e questi signori comunque la loro fortuna la si deve a un connubio con il Vaticano e con alcune famiglie reali con cui si sono in qualche modo sono confluite le famiglie originarie dei Rothschild, che avevano altri nomi a quei tempi. Pertanto le famiglie che detengono il potere sono la fusione di gruppi diversi di individui, quelli più prettamente bancari e commerciali e quelli prettamente elitari dei reali europei. E nel corso di secoli si sono fusi e si è creato queste famiglie ibride che sono al vertice del potere mondiale, dell'economia mondiale. E tu la chiami l'aristocrazia nera, nel senso che dietro queste famiglie c'è anche una ritualità, diciamo, esoterica, negativa? Sì, l'aristocrazia nera, il termine ha molte valenze. Diciamo che una delle valenze dipende anche dal fatto che queste famiglie portano avanti un proprio culto che è abbastanza cruento. È un po' un antico culto che ha avuto diversi nomi in varie epoche. Diciamo che in tempi recenti viene definito come satanismo, ma è un termine troppo vago. In realtà dovremmo chiamarlo saturnismo, o comunque un culto legato a una divinità che necessita
di sacrifici umani, almeno così lo raccontano gli aderenti a questi culti così estremi. Sono questi personaggi di facciata, ovviamente si presentano come persone atee o cristiani timorati di Dio o con un'impostazione prettamente scientifica, mentre in realtà dietro le quinte continuano a praticare un culto millenario che possiamo trovare traccia fin dai tempi dell'antica Sumer. Ecco, hai citato i sacrifici, secondo te ancora oggi, diciamo, con modalità ovviamente diverse, ma viene portata avanti anche oggi questa pratica? Sì, 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 oggi più che mai, nel senso non ha mai smesso, il sacrificio umano è una parte integrante della forma mentis religiosa. Di fatto ne troviamo tracce già nell'Antico Testamento, che non è altro che una vestigia di culti ancora più antichi. In tempi moderni troviamo diversi culti che praticano queste ritualistiche con l'impiego di animali o di umani, nello specifico tendono a scegliere bambini o donne. È una pratica purtroppo tuttora in uso e la si può notare anche dai numeri di scomparsi presenti in Europa o negli Stati Uniti d'America. Ci sono molte gole profonde che lavorano all'interno di alcune basi americane che hanno denunciato questa cosa, che ci sono proprio dei gruppi all'interno dei servizi segreti dei militari che hanno il compito di procurare il materiale umano per compiere determinate ritualistiche o per impiegarli per determinati esperimenti di vario ordine. È un tema molto oscuro, siamo entrati un po' su temi alquanto pesantucci. Subito così, per rompere il ghiaccio. Diciamo che nel mio libro, comunque, L'aristocrazia nera è un libro prettamente storico, un saggio storico, un revisionismo storico con un'impronta anche scientifica, perché tratto l'argomento dei campi mentali, che è un argomento importantissimo per comprendere la storia, la metastoria, la psicostoria. Ci sono tanti termini per addentrarci nel nostro passato e per leggere la storia in una maniera più approfondita. Diciamo che la storia si scrive in base a determinati copioni. Questi copioni, ci sono delle persone che hanno, come esempio l'aristocrazia nera, che hanno certamente un ruolo primario e importante. Però ci sono altri fattori che dobbiamo prendere in considerazione, e nel mio libro lo spiego impiegando dei concetti prettamente della fisica. Infatti parlo del cosiddetto campo, di cui in qualche modo la forma mentis di questi signori è in qualche modo inglobata all'interno di un campo informativo che determina il modus operandi all'interno delle società umane e all'interno di determinati individui, eccetera, eccetera. Diciamo che quando parliamo del comportamento umano c'è di mezzo un qualcos'altro che esula dall'aspetto più materico o prettamente storico. E in questo libro accenno vagamente, perché comunque sono concetti diciamo un po' complessi se non si studiano neuroscienze o fisica, ma sono importanti per far comprendere determinati eventi, determinati movimenti all'interno della società. Questo schema, quindi, di cui parli, cioè questi, diciamo, questi appartenenti a queste famiglie, come se fossero, non so se usare il termine, manipolati in partenza, ma diciamo il loro percorso è, diciamo, definito all'interno di questo campo. Sì, sì, sì.
Dobbiamo tenere conto che nell'esoterismo si è impiegato il termine di egregora, immagino che tu l'abbia già sentito più volte. Sì. Spesso determinate persone che studiano fenomeni in qualche modo associabili all'esoterismo impiegano il termine egregora. È un modo più esoterico per definire quello che io chiamo campo. E di fatto comunque sono lo studio delle egregore, già con i martinisti, già negli anni 60 hanno cominciato a fare uno studio più approfondito impiegando proprio ricerche in ambito della fisica. E parlo anche di questo perché l'aristocrazia nera, pur essendo schiava di determinati campi, è in qualche modo in prima linea nella ricerca, nello studio di questi campi. Faccio un esempio specifico: tra scienziati che in qualche modo portano avanti questa ricerca troviamo niente meno che elementi di spicco all'interno dell'aristocrazia nera. Nello specifico parlo della famiglia Warburg e della famiglia Rothschild. Non dobbiamo dimenticarci che quando parliamo dell'aristocrazia nera stiamo parlando di un'elite che è estremamente inserita nel campo delle scienze. Di fatto troviamo anche dei Nobel all'interno di queste famiglie, e sono persone che hanno studiano approfonditamente le scienze, le neuroscienze, perché per loro è importantissimo il controllo mentale, e applicano la scienza al fine di modellare la realtà a loro piacimento, quello che loro credono sia il loro piacimento, il loro volere. L'argomento è estremamente complesso, ma penso di aver già un po' dato sentore degli studi che ho portato avanti su questo campo, che sono decisamente estremi per chi non è addentro a determinate tematiche. Allora, intanto ricordiamo l'indirizzo email borderlines@webradionetwork.eu per inviare le proprie domande. Siamo ovviamente, come al solito, anche sul gruppo Facebook nostro Borderlines. A questo proposito, Patti chiede: in questa tua rappresentazione dove e come collochi massoneria e cosa croce? Allora, diciamo che ci sono l'aristocrazia nera impiega tre livelli di comunicazione. Il primo lavora in maniera esoterica ed è rappresentato dalla religione, dalle religioni. Le religioni sono in mano a determinate famiglie che gestiscono anche il potere economico. Poi c'è un secondo livello, il livello mesoterico, dove troviamo la massoneria, ordini cavallereschi, Rosa Croce, eccetera. Poi ci sono un terzo livello dove ci sono le elite, i gruppi più addentro a determinate conoscenze. E pertanto la massoneria, come dire, è una sorta di porta per entrare in qualcosa di più profondo. Diciamo che comunque non è un ordine iniziatico, è un po' una piccola porta che svela poco niente rispetto a altri ordini, altri gruppi che approfondiscono in maniera molto più complessa determinate tematiche che volgarmente definiamo esoteriche. Ok. A proposito di culti, no? Mi ha colpito il quarto capitolo del tuo libro Genesi dei culti dell'aristocrazia nera. Sì. Perché poi qui vengono elencati scientologi, la Chiesa di Gesù, i testimoni di Geova, la Soka Gakkai, il re Ikki addirittura. Ecco, c'è qualcosa in comune tra questi diciamo filoni anche religiosi? Sì, ci sono alcuni punti, alcuni elementi in comune. Visto che abbiamo citato la massoneria, uno degli elementi in comune è la massoneria stessa. Spesso i fondatori, ad esempio i testimoni di Geova, i mormoni, scientologi, appartenevano alla massoneria o a gruppi paramassonici.
anche nel Soga Gakkai o nel Reiki comunque ci sono delle infiltrazioni e in qualche modo si è portato, questi culti sono stati portati avanti da appartenenti alla massoneria o a logge affiliate, gruppi affiliati. Ci sono moltissime correlazioni tra i diversi culti che apparentemente sono slegati tra loro, perché se parliamo dei mormoni e dei testimoni di Geova possiamo in qualche modo incasellarli all'interno dei culti emergenti di matrice cristiana. Tra di loro sembrano che ci sono delle affinità, si notano, però se incominciamo a studiarle più approfonditamente scopriamo che ci sono elementi di entrambi che appartengono propriamente alla massoneria. Dalla ritualistica all'impiego di determinati oggetti, eccetera, simboli, eccetera, eccetera, troviamo la firma occulta della massoneria. Poi ci sono altri gruppi che sembrano slegati, come ad esempio i raeliani o Scientology o altri gruppi ancora, magari meno famosi, che in realtà hanno dei punti di collegamento con gli altri culti. In questo caso c'è sempre dietro la massoneria o ci sono dietro i, come dire, i burattinai dietro la massoneria, ovvero i gesuiti. Spesso una cosa che ho notato e segnalo nel mio libro è che i vertici di questi culti hanno avuto delle onorificenze da parte degli stati, tra cui anche lo Stato italiano, che in qualche modo incasellano il soggetto all'interno di una rete con una determinata funzione. Quando una persona incomincia a ricevere onorificenze da parte dello Stato, qualsiasi Stato, dobbiamo incominciare a sentire che qualcosa non va, un sentore che c'è qualcosa che non va. Di fatto, quando mi sono accorto di questa cosa, ho cominciato a studiare più approfonditamente i fondatori di questi nuovi culti, ho trovato tutta una serie di come chiamarle, orme semi nascoste che portavano in un'unica fondamentale direzione, che è quella dell'aristocrazia nera, quella di una serie di famiglie che stanno gestendo dagli Stati Uniti o dall'Europa un po' i culti emergenti presenti in Europa, Stati Uniti, Sud America ed Asia, almeno una parte dell'Asia. Il quarto capitolo alla fine è un'infarinatura di questa connessione tra i diversi gruppi, anche con la New Age, con i culti ufologici. C'è un tratto comune tra tutte queste diverse sfaccettature della forma mentis religiosa. Quindi, in sostanza, anche citato adesso l'ufologia, no? C'è stata un'infiltrazione, a parte oltre che dell'ufologia, della New Age, diciamo anche di fenomeni che tendenzialmente o inizialmente magari erano nati anche con buoni scopi, sono stati infiltrati a loro volta, quindi non si distingue più, diciamo, il buono dal cattivo. Sì, ci sono state infiltrazioni, più che altro spesso sono partiti partiti con fini oscuri fin dall'inizio. Faccio un esempio: la meditazione trascendentale con Maharishi Mahesh Yogi, che in qualche modo ancora ai giorni nostri è considerato una persona di spessore, un guru, un maestro, eccetera, eccetera. In realtà questo signore era tutto tranne che un maestro, almeno per come intendiamo noi con questo termine. Infatti non a caso la sede inglese dove Maharishi si spostò dall'India per portare la meditazione, per presentare la meditazione come la intendeva lui nel mondo, nell'Occidente, la sua sede
incredibilmente è stata all'interno di un castello appartenuto ai Rothschild. Nonostante una denuncia da parte di Mia Farrow per stupro nei suoi confronti, la fuoriuscita dalla sua cerchia da parte dei Beatles, in qualche modo denunciando, tra virgolette, questa figura ambigua, a livello generale, la meditazione trascendentale è ancora vista di buon occhio. Un'altra cosa, un altro culto che è ancora visto tendenzialmente di buon occhio è il Soga Gakkai, questo gruppo parabuddista che in qualche modo il Dalai Lama si discosta e non lo considera buddismo, è visto come un movimento positivo. In realtà, se andiamo a studiare, andiamo a vedere il fondatore e i vertici di questo culto, scopriamo che hanno degli agganci politici non solo con i vertici del Giappone, ma anche con gli Stati Uniti d'America, con determinate famiglie. Se incominciamo a scavare, troviamo scheletri nell'armadio, bene o male, in buona parte dei culti emergenti. Di fatto, il successo di un culto, come ad esempio è stato per Scientology, dipende dal fatto che c'è, per i testimoni di Geova, per fare un caso eclatante, che è stato finanziato direttamente dai Rockefeller, dai Rothschild e dai Warburg, lo si può notare quando un culto incomincia ad avere successo, prende piede o se ne parla, significa che c'è qualcuno dietro che sta finanziando il gruppo affinché faccia nuovi proseliti, di modo da, in qualche modo prendere le menti umane e portarle in determinate direzioni. Non ha importanza se credi in Cristo, se credi nel Buddha, se credi in El-Nabar, se credi in qualsiasi in Ramta, eccetera, eccetera. Lo scopo è creare una popolazione di pecore che in qualche modo vanno indirizzate in specifiche strade per portare la realtà, la nostra attuale realtà, in una direzione prestabilita. Le religioni sono sicuramente lo strumento principe degli ingegneri sociali. Non c'è niente di meglio della religione per controllare le masse. E per questo gli ingegneri sociali, dietro ovviamente all'aristocrazia nera, stanno investendo tanto, tantissimo tempo e denaro per portare quante più persone possibili all'interno di qualche forma di culto. E per le persone che non hanno una forma mentis che in qualche modo possono essere agganciate ai culti, tra virgolette, spirituali, ecco che viene impiegata la tecnologia e c'è una nuova e pericolosissima forma di culto che è il culto alla tecnologia, il culto ai cellulari, il culto ai videogiochi, il culto a tutta quella serie di orpelli che portano l'attenzione dei soggetti, anziché dentro loro stessi, al di fuori di loro, al fine di disconnetterli dalla realtà, da quello che sta accadendo. Sono una sorta di paradisi artificiali con cui portare le persone e da lì, ad esempio attraverso i videogiochi, c'è tutta una programmazione subliminale e non subliminale per indirizzare le persone verso un modo di vedere la realtà specifico. Un'altra ingegnerizzazione sociale potentissima, diciamo quasi ai livelli della religione, è la musica. La musica è quell'arte barra scienza, perché la musica non è solo un'arte, è una scienza, si basa sulla geometria e sulla matematica, né più né meno. E grazie al fatto che le onde acustiche influenzano, sono come dire l'input ambientale che più di ogni altro influenza il cervello umano, proprio perché il suono
lavora sulla stessa banda di frequenza delle nostre cellule neurali. Infatti, le nostre cellule neurali viaggiano, vibrano e comunicano tra i suoni e gli infrasuoni. Pertanto, la musica è stato un altro strumento importantissimo per il controllo sociale. Ed è in qualche modo diventata, la musica è la militarizzazione attraverso l'arma silenziosa del suono per portare le nuove generazioni in una specifica direzione. Visto che hai citato, perché è un tema di cui ne sono sia vittima che però mi piace anche osservarlo, parlo no, della tecnologia vittima, nel senso che Sì. ovviamente, no, come anche adesso, no, stiamo parlando alla fine Certo. attraverso la tecnologia, però mi rendo conto, l'ho detto tante volte, che anche non volendo siamo un po' ipnotizzati, no, dall'iPhone, dallo smartphone, eccetera. Sì. Creando false priorità, no? Perché una volta ovviamente non ce ne sarebbe fregato di nulla sapere cosa ha detto uno, cosa ha detto l'altro, no? Adesso siamo sempre a vedere, ma c'è la notifica, non c'è la notifica. E quello che mi chiedo io è se dietro tutto questo, no, alla fine, cioè, era proprio un disegno voluto, oppure, diciamo, se ne sono resi conto in un secondo momento che in prima Sì. battuta era un business, in seconda battuta era una grande arma di ipnosi collettiva. Sì, una domanda legittima. È un po' entrambe le cose. Diciamo che la tecnologia è sorta in ambito prettamente militare. L'attuale tecnologia che c'è in commercio a livello civile in realtà proviene da ricerche universitarie, per lo più americane. Ma non solo, che in qualche modo sono legate al Ministero della Difesa e a determinati gruppi privati e per uso militare, non solo internet. Ad esempio, faccio un esempio, il Pentium che è uscito negli anni 90, 90 qualcosa. Per uso civile, in realtà era un elemento impiegato in ambito militare 25-30 anni prima da determinati gruppi dei militari, perché dobbiamo fare un distinguo, ci sono vari livelli di militarizzazione di tecnologia militare, alcuna è obsoleta e altra è molto avanzata. Adesso, ad esempio, noi abbiamo una computer molto veloce rispetto a 15-20 anni fa, ma sono niente rispetto alla tecnologia presente nel DARPA, in questo organismo americano che usa la tecnologia in maniera estremamente avanzata e i loro computer lavorano a qubit, cioè a bit quantistici. Hanno una processione di calcolo impressionante, riescono a fare in qualche modo previsioni del futuro, riescono a stabilire le mosse in anticipo perché in base ai nomi, alle parole digitalizzate nei computer, ci sono tutta una serie di strumenti per fare una radiografia istantanea del campo collettivo mentale umano. Per stabilire le mosse che devono fare. Questa tecnologia non usa più chip al silicio, ma usa tecnologia con DNA artificiale, DNA sintetico si chiama. Sono praticamente un po', se abbiamo visto la serie Star Trek, sono elementi organici con elementi tecnologici. E questi computer sono, tra virgolette, umani, nel senso impiegano materiale umano per potenziare gli effetti. Perché fanno tutto questo? Perché impiegano questa tecnologia costosissima per cercare di portare l'umanità in una determinata direzione? Perché questi signori hanno una fottuta paura di perdere il loro potere. Tenete conto che un singolo cervello umano è un generatore di eventi casuali e non casuali. Nel senso, un cervello umano è in grado di far collassare
la funzione d'onda della realtà, nel senso che non solo riesce a stabilire il collasso di un singolo, di una singola particella, ma riesce a collassare eventi. Il fatto che migliaia o milioni di persone hanno una determinata visione della realtà o hanno determinati pensieri, loro stanno in quel momento modellando la realtà in una specifica direzione. Se gli esseri umani incominciano a risvegliarsi, incominciano a ricevere determinate informazioni, il campo mentale collettivo e i pensieri generati andranno a modificare la funzione d'onda con cui si struttura la realtà, l'onda pilota, per usare il termine di Laszlo, con cui gli eventi si modelleranno, andranno a crearsi nel nostro immediato futuro. Per cercare di qualche modo bloccare l'irreparabile, ovvero sia l'evoluzione umana, l'evoluzione del pensiero umano, della formulazione dei pensieri, stanno impiegando della tecnologia avanzatissima che in qualche modo equilibri la quantità di cervelli umani che hanno il potere di creare la storia, ma in questo momento non lo stanno più di tanto facendo, perché poche elitarie famiglie detengono un corpus di sapienze occultamente nascosto all'interno delle università di tutto il mondo, tant'è che quando mi metto a parlare anche con professori universitari in ambito di neuroscienze, determinate informazioni non sono a conoscenza, perché nonostante magari facciano i professori e nonostante si aggiornino, perché sono informazioni di difficile reperibilità e sono talmente scomode che si fa di tutto per cercare di censurarle, perché un po' alla volta le persone si cominciano a rilasciare, se il muro di gomma che è stato costruito incomincia ad avere troppe falle, le persone incominciano a unire i puntini sulle i, incominciano a farsi una mappa della realtà un po' più complessa, un po' più avanzata, e incominciano a comprendere come funziona la realtà, come funziona la loro mente, come funziona la loro vita. E se accade questo in maniera massiva con un numero sufficiente di persone, per loro è la fine, e in pochissimo tempo il loro millenario impero cadrebbe in un solo giorno. E per questo stanno facendo di tutto per cercare di fermare o frenare l'evoluzione umana. Per chi ogni tanto, alcuni lettori mi scrivono che dopo aver letto il libro hanno una visione molto pessimistica, si rendono conto di tutta la manipolazione che c'è, non possiamo farci niente, siamo in balia di questi individui, eccetera eccetera. In realtà non è così, in realtà basta veramente un attimo, basta informare le persone, basta dargli determinati semi, determinati memi, memi non sono altro che concetti, pensieri che si autopropagano da mente a mente. Teniamo conto che la mente umana, non c'è bisogno che io comunico verbalmente alle altre persone, c'è una comunicazione sottile, c'è un internet fisico e un internet sottile. Quell'internet sottile in qualche modo ci fa comunicare, il nostro inconscio comunica a tutti gli altri inconsci della popolazione umana, e abbiamo accesso a determinate informazioni. Il problema è che dobbiamo in qualche modo portare al conscio determinate informazioni affinché si apra il vaso di Pandora. È per questo che in questo momento c'è ancora bisogno di fare comunicazione verbale, comunicazione attraverso i libri, per portare le persone fino a una determinata soglia. Poi non ci sarà più bisogno dei relatori, non ci sarà più bisogno di scrittori, di persone che denunciano, perché si sarà innestato quell'effetto domino che ci porterà a un'espansione della consapevolezza che questi signori non riusciranno più a fermare. E pertanto il nostro futuro può essere estremamente roseo.
dipende dalle nostre scelte che facciamo nel nostro immediato futuro. Ecco, qui c'è stato un punto di contatto con la visione, insomma, molto paradisiaca di prima, che non credo che abbia ascoltato di Silvano Agosti, no? Che diceva che tra 30 anni, insomma, ci sarebbe, ecco, un sistema molto diverso da quello attuale. Ecco, diciamo che questa previsione, ci auguriamo, insomma, che si avveri, poi ognuno la esprime Sì, ovviamente come meglio crede. è una previsione nel senso che ci sono vari split di vari potenziali. Uno è questo, diciamo ci possono essere anche quelli oscuri, ma è un buon potenziale, non è da sottovalutare e non è da avere una visione cupa del nostro futuro. Certo, anche bisogna informare le persone, bisogna darsi da fare, ognuno di noi, un lettore, cioè non ci devono essere solo i relatori, sono alcune persone che in qualche modo fanno da ariete e si scontrano con il sistema. C'è bisogno del lavoro di tutti, c'è bisogno del supporto di tutti. Allora, volevo il supporto appunto anche di Paolo Franceschetti, che dovrebbe averci ascoltato. Appena accende il suo microfono, potrà essere con noi. Paolo, vediamo se lo recuperiamo. Sì, io lo vedo collegato. Paolo, ci senti? Solito momento, tutte le settimane così, non ti preoccupare perché è che sbaglia il bottone, la cosa. Vediamo se si materializza o se le rivelazioni sulla Soka Gakkai l'hanno definitivamente. Va bene, ciao Paolo, quando sei incomodo, sarà andato a mangiare, non so che cosa, a mezzanotte e un quarto arriva un po' di fame. Allora, comunque, quando poi ci ascolti e interrompici pure. No, Ci sono. sei, senti qua, tu stavi arrivando dalla cucina, quantomeno. Da dove No, stai? veramente stavo dormendo. Ah, addirittura. Stavo Sei arrivato addormentando. un po' col fiatone. In realtà ho sentito tutto. Oggi è stata una giornata particolarmente pesante. Quindi, prima con Silvano Agosti non riusciamo a interloquire. Insomma, adesso mi sono appisolato un po' sul letto. Insomma, comunque ho sentito tutto, anche la cosa sulla Soka Gakkai. Allora, bene, e dici magari di quella parte o di altre, quelle che insomma ti hanno colpito di più, se vuoi dire la tua, insomma. Ma parlo solo della parte mia, della cosa. Ma ci ho pensato se intervenire o no, no? Perché la Soka Gakkai è la società a cui sono, cioè l'organizzazione a cui sono affiliato. Però ora, siccome in linea di massima condivido il discorso che ha fatto, insomma, mi piacciono le ricerche di Riccardo, ho il suo libro e me lo sono letto. Se contestassi questa parte qua, sembra che poi uno contesta tutto, ma non è così, insomma. C'era, diciamo, un po' un'imprecisione forse, cioè il fondatore della Soka Gakkai dice che c'ha agganci con la massoneria, e questo è vero, ma non è il fondatore, cioè sono i tre ultimi maestri della Soka Gakkai, anzi in particolare l'ultimo poi, perché il penultimo e il terzultimo, Toda e Makiguchi, credo che non c'entrasse proprio niente con la Soka Gakkai, cioè scusa, con la nobiltà nera. Sì, l'ultimo sì, ma stiamo parlando di un'organizzazione, cioè di un buddismo che nasce nel 1200 ad opera di un monaco che io non credo che avesse questi agganci. Se poi dalle sue ricerche risulta che ci sono, magari può essere pure, però insomma mi pare che. No, io mi rifaccio a Makiguchi. Dal mio punto di vista, il Soka Gakkai nasce nel 1930. Se poi dopo lo fanno passare nel passato, un po' come Scientology, che dicono che praticamente Scientology non è altro che l'ordine del serpente egizio, è un altro discorso. Ma qui sfociamo nel mito, sfociamo in una serie di elementi che non è facile, non sono di facile reperibilità. Nel senso, lo chiamo mito perché come si può dimostrare che è stata fondata nel 1200, nel 1300, nel No, 1400. aspetta, non la so. Allora, il buddismo nasce con Buddha. Sì. Poi una delle diramazioni del buddismo, ci sono tanti buddismi, Certo. uno è quello di Nichiren e nasce nel 1200. La Soka Gakkai è una delle tante organizzazioni che si rifanno al buddismo di Nichiren. C'è la Nichiren Shu, c'è la Nichiren Shoshu, Ok, c'è. in questo senso, ok. Quindi, Ok. allora,
Il discorso generale è vero, ma non è diciamo, la Soul Arcane nulla a che vedere con, o meglio, gli ultimi diciamo, capi della Soul Arcane nulla hanno a che vedere con Nichiren Daishonin e col buddismo poi anche in generale. Cioè sono solo persone che hanno diffuso il buddismo in una particolare forma, ma come dire. È un po' come confondere la Chiesa Cattolica con Cristo, cioè sono due cose diverse, insomma, oppure i testimoni di Geova Sì, no, con Cristo, cioè però, quelle sì, sono però organizzazioni create attenzione, dall'uomo, eh? sì, però Soga Kakai non è in ambito, il Dalai Lama non l'ha riconosciuto, pertanto Soga Kakai nel momento in cui si presenta come buddismo, i buddisti stessi denunciano la cosa come non vera. È altrettanto vero che comunque anche il Dalai Lama non è ben visto da alcuni gruppi buddisti, perché il buddismo tibetano non è in realtà vero buddismo, è lamaismo con influenze Bon. Ci sono varie interpretazioni, ognuno dice la sua. Diciamo che comunque il buddismo ormai è stato in qualche modo corrotto nel corso dei secoli, perfino all'interno delle scuole Zen, che sono le più dove si sono trincerati all'interno di in qualche modo dell'antica tradizione, perfino loro hanno perso alcuni pezzi nel corso dei secoli. E diciamo che il Soga Kai ha elementi interessanti come ce li ha anche in Scientology. Anche in Scientology ci sono elementi interessanti, certamente, e sicuramente nel Soga Kai come in Scientology c'è veramente brava gente. Però bisogna fare un distinguo fra le brave persone all'interno che mandano avanti un movimento e creano il buon nome di quel movimento e i vertici che in realtà sono persone corrotte. Un caso lampante è il movimento di Osho, che ai vertici avevano delle persone che erano collegate a giri di droga, a giri di armi. Determinati concetti sono interessanti, sono buoni, sono utili, altri un po' meno, perché nel momento in cui ci si rifà a determinate egregore millenarie che in realtà hanno funzioni di accorporamento delle menti umane, ecco che anche perfino il buddismo, che tieni conto che io sono un po' un simpatizzante del buddismo, porta con sé degli elementi negativi. Ciò non toglie che all'interno del Soga Kai c'è gente che ci crede, c'è gente che fa del bene, come in molti altri movimenti. Sto dicendo che i vertici sono corrotti. I vertici, e per vertici intendo tutta la serie di personaggi che da un certo momento storico hanno preso le redini di questi lucrosi movimenti, perché sono diventati delle holding, sono diventate delle multinazionali con cui si fanno moltissimi soldi. Beh, nel caso della Soka Kai i soldi non li hanno fatti grazie al movimento, perché Ikeda ha proprio una banca, quindi i soldi li stampa lui sostanzialmente. Quindi certo c'hanno le offerte dei fedeli, ma quelle sono minima cosa rispetto alla grandiosa quantità di soldi, che è una cosa esagerata, che può muovere Ikeda stesso, insomma, e che ha mosso per creare questa organizzazione, insomma. Non è lucrosa l'organizzazione in sé. Diciamo che probabilmente. Sì, è vero, nel caso del Soga Kai è più marginale l'aspetto economico. Le denunce che ha avuto Ikeda sono il fatto che ha usato questo movimento per aumentare il proprio potere e il culto alla sua persona. Sono queste un po' le denunce fatte dagli esterni o dagli interni, dagli ex appartenenti che hanno denunciato questa cosa. Poi ciò non toglie che alcuni concetti sono buoni, ma non serve Scusa Riccardo, partire. ti interrompo un attimo perché voglio. Cioè, in realtà la pensiamo allo stesso modo. Io non ho mai negato le cose, anzi, sono andato molto oltre, perché ho individuato proprio il punto di corruzione,
di un certo vertice della Socalca nel momento in cui è stato fondato la banca, in cui è stato fatto una sorta di patto col diavolo. Cioè, sostanzialmente, al fine di accrescere il potere della Socalca e diffonderlo nel mondo, hanno permesso a Ikeda di costituire una banca che è il fulcro poi della corruzione di qualsiasi cosa, perlomeno per come le banche in Occidente sono concepite. Hanno fondato pure un partito, quindi sono una vera e propria forza politica in Giappone, quindi non discuto tutte le accuse che si fanno. Però quando parlo con l'interlocutore mi piacerebbe capire il suo punto di partenza, perché distruggere qualcosa siamo capaci tutti, quindi c'è Biglino che distrugge la Bibbia e adesso ha cominciato a distruggere il Nuovo Testamento. Possiamo distruggere il buddismo così come oggi, a distruggere il Vaticano non ci vuole niente perché insomma si distrugge da solo con quello che fa. Distruggere la massoneria, per carità, io sono uno dei primi che insomma ho fatto 10 articoli sull'omicidio massonico, distruggiamo pure la massoneria. Distruggiamo le società di stampo segreto orientale perché stanno infiltrando l'Occidente e stanno distruggendo l'economia occidentale, d'accordo con le nostre società segrete occidentali, chiaramente. Quindi distruggiamo tutto, ma costruiamo cosa? Questa è la domanda. Tu, per esempio, prima hai parlato del club di Budapest, ti rifai, per esempio, a Lazlo? Sì. Sì, Ah, ecco, va bene, questo è chiaro allora per me. Va bene. ma ho usato quel termine lì perché un po' è molto in auge, ma ovviamente non ho una buona. Non lo reputo una persona degna della mia stima, proprio per il fatto che nel club di Roma, nel club di Budapest, Ah, comunque. ecco, questo. Ah, ok, avevo frainteso. Certo, Quindi la assolutamente sì. costruzione, la parte costruens, però, dove la mettiamo? Cioè, perché io posso essere d'accordo con te sulla Socalcai, Certo. però Sì. perché io sto nella Socalcai? Non perché sono bravi, belli e buoni, perché è un modo di diffondere il buddismo, che purtroppo è quello più efficace che c'è. Credo che la spiritualità sia importante per qualunque persona, che sia buddista, che sia induista, che sia cristiana, ma non ovviamente il cristianesimo del Vaticano. Quindi vabbè, questa è una mia idea. Certo. Quindi Guarda, la parte costruens da parte tua dov'è? com'è? Scusa? La parte costruens, cioè la parte Ok, costruzione. perdo. La distruzione è la costruzione. Per espandere la propria mente, prima bisogna abbattere tutti i vecchi paletti, tutte le vecchie sbarre che ci legavano alla prigione, alla caverna platonica. Se prima non distruggiamo il concetto stesso di spiritualità, che è stato distorto nel corso dei secoli, non riusciamo a raggiungere un livello di comprensione efficace per espandere la nostra mente. Buddha è stato l'uno dei più grandi distruttori della storia di tutti i tempi, perché ha distrutto direttamente la Matrix attraverso determinati concetti, determinate memi che ha propagato attraverso il suo discepolato. Il buddismo, nel momento in cui crea aggregazione, sta andando contro determinati concetti buddistici. Il Buddha, fondamentalmente, qual era lo scopo, l'insegnamento del Buddha? Di raggiungere l'assoluta consapevolezza, lo possiamo chiamare nirvana, possiamo usare qualsiasi altro termine, ma è espandere la propria mente. L'espansione della propria mente non ha bisogno di aggregazione, è un viaggio all'interno di sé, non insieme a delle altre persone. È un'esplorazione dentro di sé, è un salto quantico nel conoscere la propria mente, come funziona. Di fatto, per costruire qualcosa, dobbiamo prima disgregare una mente aliena, una mente barocca, come usava il termine Castaneda, una mente che non è la nostra mente. Noi siamo stati costruiti, tutta la nostra forma mentis è stata costruita dalla società. Se noi impieghiamo determinati concetti, anche presenti nelle attuali religioni e nell'attuale sistema chiamato spiritualità, noi siamo ancora all'interno della Matrix. Prima dobbiamo distruggere tutte questi memi, queste associazioni di idee, questi concetti che abbiamo dentro di noi, che li consideriamo come veri, come reali, come assoluti. Se non distruggiamo se vogliamo, non implementiamo con nuovi livelli di comprensione, non andiamo da nessuna parte. Per ampliare nuovi livelli di comprensione e espandere la nostra mente, non c'è bisogno di nulla che di un concetto,
e farlo attecchire dentro di noi, esplorarlo. Non c'è bisogno delle religioni. Io distruggo le religioni perché in qualche modo hanno la funzione di portare l'essere umano lontano da se stesso, lontano dall'esplorazione della sua mente. È per questo la mia parte distruttiva in realtà è la parte costruttiva, perché sto lanciando un seme, un meme, e quel meme è semplicemente stai da solo, hai determinati concetti, ti arrivano determinate informazioni, falle tue, esplorane, comincia a conoscere come funziona la tua mente. Nel metodo Zenix parlo di questa cosa. Non c'è bisogno di leggere testi sacri o fare determinati mantra. La cosa importante per comprendersi è vedere come funziona la nostra mente, i meccanismi che scattano dentro di noi, che ci portano a avere determinate emozioni e determinati pensieri. È lì la grande matrix, è lì che c'è una mente che non è la nostra mente, una mente altrui che in qualche modo si è impossessata del nostro processo decisionale, del nostro processo di ragionamento, eccetera eccetera. Io sono un fautore del pensiero originale, del pensiero creativo, e per avere questo tipo di pensiero, di facoltà, c'è bisogno di solitudine, c'è bisogno di introspezione. È la più grande religione, la più grande spiritualità è l'introspezione, perché Dio è dentro di noi, non fuori di noi. Fuori c'è la Matrix. Noi siamo Dio, si può sintetizzare così? Sì, per certi versi sì, anche se è stato usato in maniera, adesso viene distorto in una determinata New Age, specie con Ramta, che è un po' il fulcro della New Age o della gnosi per le masse, il punto più elevato, ma anche più subdolo, perché sì, noi siamo Dio, però non noi come personalità umana, non noi come maschera sociale, quel noi più profondo, quel noi che è il tutto. E per raggiungere quel noi dobbiamo diventare impersonali, ed è la cosa, il passo, il grande passo che dobbiamo fare, diventare impersonali, abbattere l'ego e in qualche modo amplificarci all'interno. In qualche modo il nostro piccolo ego si deve annichilire per far spazio all'essere qualsiasi cosa. Più abbiamo accesso a, in qualche modo ci sentiamo parte del tutto o di spicchi del tutto un po' più grandi di quello che in questo momento pensiamo di essere, siamo nella strada giusta, perché stiamo espandendo la nostra individualità in una abbiamo perso forse Riccardo, mi senti? No, Paolo? No, abbiamo perso tutti e due, mi sa. E c'è stato un piccolo problema forse, vediamo se recuperiamo. Eccoci, ci siamo persi un attimo, Riccardo, adesso recuperiamo anche Paolo. E comunque penso si fosse capito il senso del discorso. E, mi senti, no, Riccardo? Sì, certo. Ah, ok, perfetto, qui vedo dei simboli. Allora, volevo chiederti, hai detto una cosa di mantra, dopo su Zenix volevo effettivamente poi affrontarlo, non avremo tempo di farlo come vorrei, magari poi nella prossima stagione faremo una serata anche solo su quello, se vorrai. Quando hai detto non c'è bisogno di sapere i mantra, se ho capito bene, se ho interpretato bene, nel senso che i mantra in modo un po' inconsapevole, diciamo, raggiungono lo scopo che si potrebbe raggiungere uguale, però conoscendo il meccanismo. Sì, diciamo che il mantra può velocizzare certi processi, perché si rifà a un campo molto forte, dipende poi dal mantra, dipende dal gruppo, dipende da una serie di fattori, ci sono tante variabili. Però il problema è, come ad esempio ho segnalato per il Reiki, che spesso ci sono dei simboli legati a determinati campi / egregore, cui il fedele non sa in realtà a chi appartengono. Sì, no, è Paolo che si è ricollegato, temo. Eccoci. Può diventare un aggancio, un egregora, in qualche modo ti entri all'interno di un egregora e tu
da mente individuale diventi una parte di una mente collettiva, ma non nel senso di espansione della tua mente, semplicemente diventi parte del branco, ed è praticamente l'antitesi di quello che io considero la vera spiritualità. Allora, leggiamo qualche domanda, ne sono arrivate diverse. Allora, Gianluca, qual è il fine ultimo delle famiglie dell'aristocrazia nera? Che piani hanno per l'umanità? Hanno a che fare in qualche modo con entità aliene o extradimensionali? Sì. Sì, sì, assolutamente sì. Nel secondo volume dell'aristocrazia nera, che è una trilogia, tratterò questo tema, e ci sarà la prefazione di John Lamblash e la postfazione di Corrado Malanga. Io stimo molto Corrado e lo stimo ancora di più dopo che ho fatto io stesso ricerca in questo campo e ho fatto ipnosi clinica e sono arrivato bene o male alle medesime conclusioni di Corrado. Pertanto c'è una grossissima interferenza, possiamo usare il termine che vogliamo, alieni extradimensionali, infradimensionali, demoni, eccetera eccetera, non ha importanza l'etichetta, c'è un qualcosa, io lo chiamo campo mentale, possiamo chiamarlo con tanti termini, c'è un qualcosa che ci sta influenzando, e questo qualcosa in realtà non è così potente come noi crediamo sia, pertanto c'è molta speranza in realtà, nonostante l'oscurità di questo periodo storico. Bene, per me è musica per le mie orecchie. Allora, andiamo avanti, leggiamo. Videogiochi, che si riferisce Michael a una cosa che hai detto prima, potresti spiegare meglio come ci influenzerebbero? Sì, i videogiochi, allora innanzitutto il bombardamento luminoso dello schermo influisce molto sul cervello umano, la banda di frequenza con cui, soprattutto delle TV digitali che lavorano con i 30 Hz, che ci portano a uno stato beta molto alto, pertanto uno stato che stressa il nostro sistema nervoso, più il nostro sistema nervoso è stressato, meno siamo in grado di ragionare, meno siamo in grado di far funzionare le nostre reti neurali. Questo bombardamento luminoso è il primo elemento dannoso all'interno della nostra, del nostro equilibrio biologico, cerebro, cerebrale e biologico, fisico del nostro corpo. Poi ci sono altri elementi importanti, tenete conto che io sono un compositore e sono anche dentro al mondo anche dei videogiochi e dei film, perché in qualche modo lavoro in questo campo, e i videogiochi vengono scelte determinate musiche, alcune belle, decisamente fatte bene, ma spesso la scelta anche della musica è impiegata per stimolare ulteriormente il sistema nervoso centrale. In alcuni addirittura si impiegano anche voci, nel senso testi, i cui messaggi sono palesemente funzionali per gli ingegneri sociali. A volte chi creano questi giochi non lo fanno a livello consapevole, sono parte di questo flusso, di queste egregore, di questi campi mentali legati ai potentati, e altre volte semplicemente sono scelte economiche, e a volte più c'è negatività nella propria scelta e più c'è un riscontro commerciale. Questo vale per tutto, dai videogiochi ai libri. A volte i libri primi in classifica sono delle grandi schifezze, e libri veramente importanti sono letti da pochissime persone. In estrema sintesi c'è il bombardamento luminoso, c'è l'uso, l'impiego spesso subdolo delle frequenze acustiche, l'impiego subliminale dei testi, le storyboard dei videogiochi sono spesso improntate sulla violenza, sono improntate sulle serie di tematiche portate avanti dall'aristocrazia nera, cioè violenza, sesso,
tutti quegli aspetti che da alcuni ricercatori sono stati definiti come arcontici. Effettivamente i videogiochi, i giochi di ruolo sono spesso basati sulla decadenza umana, su questa società decadente, e pertanto tutte queste cose sommate vanno a creare uno strumento utile per gli ingegneri sociali, e per questo mi schiero contro i videogiochi. Poi si può giocare con moderazione, ma bisogna fare attenzione, perché dopo si sfocia in determinate problematiche neurologiche se si prosegue in maniera troppo massiva nell'uso dei videogiochi. Allora, Giada chiede se hai partecipato alla sceneggiatura del film Sei giorni sulla Terra di Venturi. Conosco il buon Varo, siamo amici. No, non ho partecipato alla sceneggiatura, sono semplicemente stato invitato a alcuni take che sono stati messi dopo il film per approfondimenti sui temi del film, però no, non ho partecipato alla sceneggiatura. Forse nelle prossime parteciperò, però non posso dire più di quello che ho detto. Laura chiede cosa significa far collassare eventi, su che basi filosofiche o teoriche o scientifiche basi le tue affermazioni, sì. E come recepisci le tue informazioni. Sì, queste cose si basano su elementi prettamente scientifici, mi baso sulla scuola di Copenaghen, io mi rifaccio alla fisica dei quanti, mi rifaccio a tutta l'esperimento della doppia fenditura, all'esperimento della scelta ritardata, tutta una serie di sperimentazioni fatte fin dagli anni 80, anche prima in realtà, in cui si è dimostrato, secondo i sacri crismi della scienza accademica, che effettivamente il cervello umano e l'osservatore, il cosiddetto effetto osservatore, influenza le probabilità con cui una particella o un agglomerato di particelle vanno a entrano nel nostro continuum spazio-temporale. L'essere umano, non solo l'essere umano, perché anche questo lo fa anche l'animale, gli animali, probabilmente anche le piante, sono in grado, attraverso il semplice atto di osservazione, di modificare le fluttuazioni quantistiche. Nel momento in cui l'essere umano, attraverso la sua mente, il suo cervello, è in grado di influenzare su base quantistica, in realtà, perché il cervello umano lavora su base quantistica, non a caso quando parliamo di cervello umano e le sue funzioni, stiamo parlando sul metodo di misura degli angstrom, che è lo stesso metodo di misura delle particelle subatomiche, del mondo subatomico, che è il mondo che va a costruire il mondo reale. Il mondo subatomico non è altro, quello che Bohm definiva l'ordine implicito, non è altro che la matrice occulta con cui si va a costruire questa matrice più grossolana che chiamiamo realtà fisica, ma che in realtà fisica non è, perché, come ho parlato nel metodo Zenix, in realtà la realtà umana, la materia non esiste, tutto è spirito, tutto è energia. La materia non è altro che una presa per il culo che ci è stato insegnato fin da bambini, dicendoci che è solida perché è fisica. In realtà, attraverso la teoria dell'atomo che si studia nelle università, che spiega che il 99,9% dell'atomo è costituito da vuoto, il senso di solidità di realtà fisica dipende semplicemente dal fatto che è un effetto elettrostatico, una repulsione elettrostatica tra gli elettroni, che ci dà la sensazione che l'oggetto sia solido, ma in realtà non è solido, semplicemente vive sulla stessa banda di frequenza con cui vibra la nostra mano, con cui vibra il nostro corpo, ma siamo onde informatiche, informative, che si scontrano con altre onde informatiche, informative, che all'apparenza sembrano entrambe fisiche, ma sono fisiche solo per i nostri attuali modelli di comprensione della realtà, modelli sociali, ma non modelli scientifici, perché i modelli scientifici ormai ci sono gli scienziati più evoluti, diciamo così, si sono resi conto che non solo la nostra realtà è un agglomerato di onde elettromagnetiche che si costituiscono a campi, ma la mente umana è il più grande generatore di
eventi e di modellazione della, con cui gli eventi accadranno. Vi faccio un esempio: io posso far accadere un evento fisico, nel senso, voglio far cadere la penna, la prendo in mano e la faccio cadere, ma ci sono delle modellazioni, metamodellazioni della realtà molto più sottili che si creano attraverso l'energia del l'energia mentale di un singolo pensiero che a volte confluisce con migliaia di altri pensieri umani che vanno a modificare proprio il modo con cui magari il soggetto che ha la responsabilità di fare una determinata scelta compirà in base alle pressioni di campo delle menti umane che in quel momento sta ricevendo. È una cosa un po' complessa, magari non è questa la sede per entrare, mi sono già forse un po' troppo addentrato. Diciamo che la mente umana è in grado di influenzare gli eventi fisici, perché in realtà non sono fisici. Dobbiamo tenere conto che il pensiero umano non è altro che un'onda elettromagnetica, con vettore elettromagnetico perlomeno, che lavora con bande di frequenza similari alle onde di frequenza che vanno a costituirsi gli oggetti. Pertanto il pensiero umano e gli oggetti presenti nella nostra realtà lavorano all'interno di un range di frequenza specifico che in qualche modo porta il pensiero umano ad essere materico, o meglio, la materia non è altro che pensiero umano, poiché trattasi di bande di frequenza similari che interagiscono tra loro. Vi faccio un esempio specifico: le persone con capacità extrasensoriali riescono a creare dei disturbi su apparecchiatura elettrica, perché il loro campo è talmente forte che va a influenzare il campo dell'oggetto stesso, e siccome i campi di un oggetto elettronico sono molto più sensibili rispetto al campo di un pezzo di legno o di un albero, si vede un maggiore effetto, un effetto più eclatante. Ma in realtà questi effetti li possiamo fare e ricevere da qualsiasi cosa, perché in qualche modo siamo collegati, siamo un tutt'uno, un flusso continuo di onde elettromagnetiche, e non solo onde elettromagnetiche, che in qualche modo vanno a costituire quello che definiamo realtà, quello che io definisco Matrix. Allora, un altro paio di domande. Isabella, complimenti a Riccardo, seguo sempre le tue ricerche, sono d'accordo sul concetto di distruzione per la costruzione, dopo tutto è il lavoro del solve et coagula dell'alchimista, che prima disgrega e poi unisce. Sono d'accordo a non appartenere ad alcun gruppo, in quanto la strada è univoca e solitaria. Quello che mi chiedo è possibile che queste egregore lavorino solo ed esclusivamente per soldi e potere? È possibile che non siano interessati o perseguano una forza spirituale a noi sconosciuta, quella stessa forza che cerchiamo anche noi? Sì, 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 sì. Io ho parlato per lo più di campi mentali, di egregore negative. In realtà no, ci sono anche quelle positive, assolutamente sì. Diciamo che in questa realtà, nella realtà umana, per lo più sono presenti quelle negative, ma in realtà ci sono anche quelle positive. Bisogna in qualche modo entrare nel loro campo, bisogna fare un lavoro di introspezione, poi ci si può agganciare questo tipo di egregore e possono essere anche utili per un determinato percorso evolutivo, ma bisogna essere a un certo livello di consapevolezza per non farsi ingannare, per non impiegare questi flussi di coscienza più evoluta affinché non diventino stampelle, affinché non ci portino a rallentare il nostro processo di evoluzione, che è sempre personale e della nostra, come dire, è il nostro percorso. Non dobbiamo, cioè, qualche modo, quando incominciamo, se io incomincio a parlare di egregore, campi mentali positivi, la gente comincia a pensare: ah vabbè, io mi aggancio a quel campo mentale positivo, ho risolto i problemi, mi aggancio all'angelo custode di turno, eccetera eccetera. Ma le cose non funzionano così. Se non hai un livello di consapevolezza tale da comprendere che tipo di livello evolutivo è quell'egregora, lascia stare.
devi essere a un livello molto avanzato per lavorare con le egregore positive. Siccome l'essere umano all'interno di questa società sta in qualche modo bombardato costantemente da egregore negative, difficilmente sarà in grado di agganciarsi egregore barra campi mentali di più alto ordine. Pertanto, il mio consiglio è di estraniarsi da tutto e da tutti, di non farsi viaggi con la mente, la persona crede di agganciarsi con l'alieno di turno, col maestro asceso di turno, eccetera, eccetera. Il viaggio deve essere fatto in solitaria, la scalata verso la comprensione di noi stessi va fatto in solitaria. È l'unico, è il modo più sicuro per non farsi bloccare, per non farsi pigliare per il culo da cose che hanno il compito o il desiderio di rallentare il nostro processo di risveglio. L'ultima cosa che ti chiedo è appunto su Zenix, se cioè, al di là della consapevolezza di cui dicevi adesso, no? Certo. In questo modello di realtà, cioè, è possibile per ognuno di noi diciamo, testare questo modello nel senso di dire, ovviamente immagino debbano essere, non è che uno può dire no, voglio andare sulla Luna, eccetera, però diciamo per avere una, come qualcuno sta chiedendo anche nel gruppo, cioè un risvolto pratico, no, di questi concetti, si può, che ne so, tentare di generare un evento attraverso questo modello e vedere se riusciamo a crearlo, a programmarlo, come dici tu. Assolutamente sì, io nel mio metodo consiglio sempre di iniziare dalle piccole cose, perché è un discorso di energia. Il cervello umano è in grado di collassare sicuramente particelle subatomiche anche in grossa misura, però arriva fino a un certo punto, perché il pensiero umano, prima ho parlato che è un'onda elettromagnetica, lavora su un vettore di ampiezza, cioè su una quantità di energia in grado di far scuotere il codice sorgente con cui la realtà si struttura. Noi, se non lavoriamo per espandere, aumentare il nostro livello energetico, non possiamo modellare la realtà su cose di un certo livello che superano la nostra quantità di energia ordinaria. Beh, vai. Pertanto, bisogna incominciare con le piccole cose, e giustamente Gurdjieff insegnava ai suoi allievi ad aumentare la quantità di energia. In questo, in realtà, anche Castaneda ne parla. Castaneda è una scuola un po' ambigua perché presenta elementi negativi con elementi positivi, ma per ciò che concerne l'aspetto dell'energia, aveva assolutamente ragione. Bisogna, come Gurdjieff, bisogna accumularla, bisogna non, saper non sprecarla in cose futili, perché abbiamo accesso a un certo livello di energia che è basato al nostro livello di mente e dobbiamo impiegarla al meglio, quel quantum di energia che giornalmente siamo in grado di emettere. Si comincia a modellare la realtà con piccole cose, poi attraverso una determinata respirazione, una determinata alimentazione, un retto pensiero, per usare un termine del Buddha, si incomincia ad avere accesso a serbatoi energetici di più alto, chiamiamolo quantità barra qualità. Da lì in poi si può incominciare a lavorare a modificare la realtà su cose un po' più grandi. Ma è un percorso che va fatto step by step. Bisogna cominciare con le piccole cose, avere successo, perché se cominci dalle grandi cose e poi non riesci a farle, in qualche modo invalidi questo concetto, pensi che non sia vero, è diventata la tua verità. Questa verità in realtà è il più grande inganno, autoinganno che ti fai. Pertanto bisogna dare le informazioni correttamente e spiegare a chi vuole in qualche modo lavorare con queste cose, di incominciare con piccole, piccole cose e far tesoro di questi piccoli successi, in qualche modo dobbiamo creare una rete neurale
in cui c'è il successo, in cui ci rendiamo conto, sappiamo che riusciamo a modificare degli eventi nel nostro futuro. Nel momento in cui si crea questa rete neurale, poi la espandiamo e attraverso l'energia e un giusto utilizzo del nostro laser, perché il pensiero umano è una sorta di laser, se l'ho impiegato bene, con cui andiamo a scrivere nella lastra fotografica della realtà, della nostra realtà, un qualcosa di un po' più grande, ma si procede step by step. Pertanto bisogna sapere gestire l'energia, e ancora prima dobbiamo saper gestire la nostra mente e i nostri pensieri. Per modellare la realtà c'è bisogno di saper concentrare il proprio flusso di pensiero in un singolo frame, in un singolo ologramma che corrisponde all'obiettivo che vogliamo raggiungere. E questa non è una cosa semplice, cioè nel buddismo si impiegano decenni per riuscire a raggiungere un certo grado di controllo dell'ologramma interno. E una volta che abbiamo questo controllo, riusciamo a fare grandi cose, ma nell'immediato dobbiamo allenarci a tenere l'immagine mentale del nostro obiettivo nel corso della giornata, per qualche secondo. Incominciamo con qualche secondo a ricordarci dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, a vederlo nella nostra mente già realizzato nell'immediato futuro. Si comincia da questi piccoli passi. Allora, Zenix, ricordiamo che era un altro tuo libro, è un modello più che altro, possiamo definire così, un insieme di conoscenze che appunto dalle quali poi si ricava questo modello che tu chiami anche di coscienza integrata. Allora, io ti ringrazio, Riccardo, di essere stato a lungo con noi, e credo che abbiamo risposto alle domande che sono arrivate. E se vuoi aggiungere qualcosa No, diciamo che ho già dato hai dato, non guardarmi troppo. Riccardo, grazie allora, e buon proseguimento, buonanotte. Ciao Riccardo. Ciao Paolo.